Tra il 1830 e il 1831, una nuova ondata rivoluzionaria, cui fa da innesco una crisi economica, percorre l'Europa. Di nuovo la rivoluzione parte da Parigi e porta sul trono Luigi Filippo d'Orléans, re dei francesi per volontà della nazione e non più per diritto divino. Dopo Parigi insorge Bruxelles e il Belgio ottiene l'indipendenza dall'Olanda. Meno fortunata è l'insurrezione promossa dall'esercito polacco e dai cittadini di Varsavia. La volontà di indipendenza della Polonia è stroncata dalle truppe russe. L'incendio dilaga in Europa. In Norvegia, nella penisola iberica, nei cantoni svizzeri ad Aquisgrana, Berlino, Breslavia, nel Brunswick, in Sassonia e nell'Assia. Ovunque si introducono elementi costituzionali nella vita pubblica. La febbre che scuote il continente raggiunge anche l'Italia. In nessuna parte d'Europa la commozione doveva essere così profonda come in Italia, dove i principi, odiosi prefetti dell'Austria, esercitavano il despotismo con tanto lusso di viltà. Le insurrezioni partono dall'Emilia-Romagna e si estendono alle Marche e all'Umbria. L'Austria reagisce con prontezza e procede alla repressione con il consenso delle potenze europee. Molti cospiratori prendono la via dell'esilio, tra essi il giovane marinaio mazziniano di Nizza, Giuseppe Garibaldi, condannato a morte in contumacia. Mentre in Europa si profila sempre più netta la divisione tra monarchie liberali e monarchie autoritarie, in Italia due nodi vengono al pettine. Da un lato la crisi della carboneria e delle vecchie società segrete, dall'altro l'idea che gli italiani debbano farsi carico anch'essi del problema della nazionalità e non più soltanto di maggiori libertà concesse dai sovrani e dell'indipendenza dall'Austria. L'orientamento repubblicano insurrezionale e unitario è sempre più ispirato da Mazzini, che nel 1831 fonda la Giovine Italia. Per tutti gli anni 30 e 40 continuano dunque i tentativi insurrezionali e le cospirazioni, con il coinvolgimento di giovani intellettuali, professionisti e artigiani, ispirati ai principi mazziniani. Ma soprattutto in Piemonte e in Toscana prendono vigore i liberali moderati. Sono gruppi di borghesi e di aristocratici, imprenditori, tecnici, intellettuali, liberi professionisti, che aspirano alla modernizzazione e allo sviluppo economico. Le riforme si dovrebbero realizzare in accordo con i sovrani, in una prospettiva di maggiori libertà e di indipendenza dall'Austria, ma non ancora di unità dell'intera penisola. Così, a partire dal 1835, Carlo Alberto dà il via a un'importante politica di riforme, ispirate però al motto «Tu t'améliorer e tu conserver». Conservare dunque, ma svecchiando, riformare per non correre rischi istituzionali e sociali. Bisogna però tenere presente che la maggior parte degli abitanti di Torino rimane estranea e indifferente alla politica, alle riforme, ai dibattiti sui giornali e nei caffè. La principale preoccupazione dei ceti popolari è di sbarcare il lunario, non sempre in modo onesto, ma senza minacciare l'ordine costituito. Vivono di lavori saltuari e di espedienti, in una condizione di precarietà permanente, sovente di assistenza e di elemosine, oppure di furti e di prostituzione. Una città di diseredati più che di criminali. Nella seconda metà degli anni 40, in tutto il regno, una persona su 10 sopravvive grazie all'elemosina.